breve video recensione di queste bellissime Michelin Enduro Medium, che molto sia davanti che dietro. Sono delle ottime gomme, la mescola è chiaramente un po' morbida rispetto a delle altre, dura, diamo, per darti un'indicazione, un 30 ore, adesso non so tu, ma per me 30 ore sono circa 10 uscite più o meno, a spanne. Tengono molto bene, si consumano progressivamente, vanno bene. Adesso ti faccio vedere come sono il posteriore, perché prima cambiare il posteriore dopo 30 ore, il davanti tiene ancora bene. Adesso ti faccio vedere il posteriore dopo 30 ore e quella nuova, inclusive la differenza anche del tassello. Indubbiamente potrei tenere il tassello, invertirlo, cioè invertire la ruota per sfruttarla ancora un paio di uscite, ma preferisco sempre cambiarla e non fare queste porcherie. Quindi a te il video. Michelin Enduro Medium 140-80-18, questo è come si presenta la carcassa dopo circa 30 ore di utilizzo. Vedi che i tasselli qua sono smussati, lo vedi al contrario, probabilmente si potrebbe anche girare questo pneumatico, siccome però il terreno fuori non è ancora bello asciutto e secco ma è ancora bagnato per via delle piogge, l'ideale è avere un pneumatico bello in ordine. Quindi adesso andiamo a cambiare, ti faccio vedere la differenza. Tac! Questo per fare la differenza tra il prima e il dopo, no? Cioè, si vede che qua adesso c'ho un dito, esatto, prima era decisamente diverso, quindi va bene, ci sta, soprattutto adesso che fuori è tutto bagnato, almeno hai un pochino più di trazione.